oggi una all low cost. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Continuano le nostre haul creative su Arte per Te. Ho notato che vi piacciono tantissimo, vi incuriosiscono, vi piace proprio scoprire diversificato materiale di diversificato range di prezzo, e quindi mi sono convinta ogni tanto a portare sul canale anche qualcosa di low cost che voglio poi provare con voi e dirvi successivamente se vale la pena di comprarla oppure se è proprio una merita schifezza. Questo non lo sappiamo, però so che tempo fa per il canale Ombretta, vi aspetto anche sul canale Ombretta, il mio canale di lifestyle, mi aveva contattato New Chic, che è un sito orientale all'interno dei quali si vende un po' di tutto, dall'abbigliamento all'oggettistica per la casa, bellezza, e c'è una sezione crafting e belle arti. Allora io ho detto, questa volta sai che c'è, non compro sciocchezze che poi vanno disseminate per casa, ma provo i loro materiali per le belle arti, casomai potesse interessare a qualcuno. E allora vi lascio il link di No Chic qua sotto e vi lascio anche tutto il link, tutti i link dei prodotti qua sotto, e vi faccio vedere cosa ho scelto da provare. Innanzitutto un set di pennellesse scrausissime, un set di pennellesse veramente scarse, ma lo sapevo che arrivavano scarse, anche perché costavano 12 pennellesse, una cosa come 2 euro e qualcosa, cosa potevano essere. Però a me interessano per tutti quei lavori da poco conto in cui devo passare resine, acrilici ad ampie campiture, tutti quei colori in cui mi serve un passaggio liscio al pennello, ma di cui non mi freghi niente del pennello. E devo dire che queste fungono, anche perché le ho usate già in un paio di video insieme a voi su Arte per Te. Sono abbastanza stabili, non perdono peli, non ammazzi quantomeno, come vedete non ne perdono. Certo, come tutti i pennelli, un peletto ogni tanto lo perderanno, le ghiere non sono stabilissime, ovviamente il pennello non è super rifinito, però sono 12, sono in diverse larghezze e sono utili per i lavori, quelli là proprio da guerra, da battaglia, quindi le ho volute comprare perché sono certa le userò moltissimo proprio con voi. Poi, altro oggettino in legno, sempre 12 uncinetti in legno di diversificato diametro per i diversi tipi di lana. Bene, a me non interessava molto la parte da uncinetto perché, come sapete, anche se io lavoro ad uncinetto, non mi diletto, non mi rilassa molto fare questo tipo di lavori con filo, cotone, aghi e quant'altro, o uncinetti appunto, ma mi interessava il loro culetto, la parte finale, perché queste parti finali così differenziate nei loro diametri e così perfettamente tonde e in legno sono perfetti per imbibire la coda dei pennelli all'interno del colore e dare le tracce per i mandala in acrilico su tela. Li userò, vedrete, insieme a voi per avere una sorta di cerchio di diversificato spessore, senza quindi dover stare lì troppo a perdere tempo nel creare la pallina del giusto spessore con un dotter che non è della grandezza ideale. Sono fantastici per questo scopo, costavano anche questi molto poco, quindi li ho voluti provare. Li proveremo insieme. Ho preso ben 16, arrivano così, 16, ve ne faccio vedere un paio, 16 colori per colorare la resina. Li proveremo insieme perché se funzionano sono una cosa pazzesca, perché i colori per resina costano un botto, tanto, come direbbe Giovanotti. E invece questi non costano poi così tanto, e quindi vedremo se funzionano. Di questi ancora non vi so dire nulla, non vi so dire neanche la marca, perché ragazzi è tutto in cinese, so solo che sono 10 ml e che ho tanta voglia di provarli con voi.
così come ho tanta voglia di provare con voi queste penne che non so se mi daranno grandi soddisfazioni, però sai, mai dire mai, ogni volta che ultimamente ho riposto poche speranze su un articolo poi si è dimostrato fenomenale. Non so, ancora non le ho provate, della Zhuixua, sono le Neon Color 1 mm, sono delle penne colorate in gel, alcune neon, alcune semplici, alcune glitterate, che proveremo insieme su diversi supporti cartacei. Sapete che io sono in fissa in questo periodo con i disegni a penna e voglio passare alla parte colorata dei disegni a penna, quindi sto accumulando materiale diversificato per diversificate tasche per provarlo insieme a voi. Vedremo molto presto come funzioneranno. Mentre sono quasi certa che funzionino bene, perché le ho viste su Instagram in mano a disegnatori bravissimi, queste penne qui, che sono bellissime, anche l'astuccio, la gamma colori 2, 4, 6, 8, 10, che sono 12 penne, si chiamano Microline 05 Superior, è la marca, questa qua, e sono delle penne appunto con punta a feltrino da 0,5, tipiche per il disegno a penna. Non vedo l'ora di provarle perché hanno un packaging molto professionale che mi sa tanto di affidabile. Anche queste non costavano, mi sembra siano costate 12 euro, 12 penne. Vediamo un po' come sono, non sono certa del prezzo, ve lo metto qua sotto, se non ricordo male sui 12 euro. Vediamo, o forse meno, 9, non mi ricordo, costavano poco. Le ho prese, mi sono sembrate serie, penne serie, e quindi le ho volute acquistare. Di questo prodotto aspettate la recensione, perché io vi faccio vedere tutto e vi ho fatto vedere che il rosso funziona mentre il fucsia no. La haul è solamente un video in cui vi faccio vedere quello che ho acquistato, che mi è stato arrivato, ma per sapere se ciò che ho preso è buono bisogna aspettare la recensione del prodotto, che è l'unico tipo di video che vi dà la garanzia che il prodotto sia ottimo. Questo ve lo segnalo, non abbiate fretta di acquistarlo, perché devo vedere nel set ci sono altre falle, oppure se questo è un episodio sporadico. Quindi aspettate la recensione. Ultima cosa, ma non per importanza, perché se questi funzionano, ragazzi, me ne prendo altre tre confezioni, sono questi, arrivano così. Sono 20 pennarelli con punta a pennello acquerellabili. Si chiamano Miao Ichi, e sono appunto dei pennarelli, ve ne prendo uno per tutti, che sono quelli per la scrittura proprio giapponese o per le acquerellature. Quindi punta pennello e poi acquerellabili, li useremo insieme. E queste arrivano così con la loro scatolina, me ne è arrivato uno danneggiato, ma lo vedrete, non vi nascondo nulla, lo vedrete nella recensione che dedicherò loro. Vedremo se il colore funziona, se è fuoriuscito il colore per qualche problema, magari si è schiacciato, io ancora non li ho toccati per non sporcarmi le mani. Quindi 20 colori tra l'altro bellissimi, corredati da un pennello a serbatoio punta grande. Quindi proveremo sia l'efficacia di questo che l'efficacia di questi.
anche per questi niente a che vedere con i prodotti high cost, si capisce che sono low cost, vedremo nella recensione come farli performare bene, ma come vedete il segno è molto sfrangiato. Ora poi nella recensione vedremo se acquerellano e se possono essere utilizzati per varie tipologie di lavori. Due colori, come vi dicevo, un po' fallati, questo che è arrivato sgocciolante dalla punta e questo che è arrivato sgocciolante dalla fine. Non lo tocco se no mi sporco. Anche di questo aspettate la recensione per decidere se acquistare oppure meno, perché ok convenienza, ma devono essere prodotti funzionanti. Vedremo se saranno all'altezza delle aspettative questi Miao Ji. E non appena ho chiuso il video in cui mi facevo vedere in viso, ha citofonato il postino portandomi questo bel pacchettino che ho comprato sempre io, sempre su Amazon. L'ho preso, mi pare Amazon, sì, mi pare di averlo preso su Amazon, vi metto il link qua sotto. Mi ricordo che l'ho pagato 30 euro, questo me lo ricordo sicuro. Sono, lo apro con voi, dei markers, i markers, ragazzi. Questi sono molto simili a quelli, ma non sono quelli. Allora, sono dei marker doppia punta, da una parte punta a feltrino, a pennello, meno pieghevole di quella dei Copic per intenderci, ma ugualmente scrivente e ugualmente non lasciante traccia di segno. Voilà, guardate che coprenza, guardate che copertura, io già li ho provati, ma presto vi faccio la recensione. E dall'altra parte hanno la punta squadrata, tipica, tipica, guardate che scrivenza, e sovrapponendoli scompare totalmente la passata di colore, quindi viene una stesura ben unica ed omogenea. Certo, bellissimi, corredati da due bellissime pennine, una penna angel bianca e una penna ultra sottile nera, ma vi farò vedere tutto nella recensione. Queste sono della Touch New, i Touch 5, e sono dei colori bellissimi e sono dei marker doppia punta stupendi, tra l'altro corredati già di borsettina, il che è molto comodo. Sono fantastici, 60 pezzi che proveremo prestissimo insieme, li sigillo e ve li faccio vedere in una recensione tutta per loro. 30 euro, ottimo affare secondo me, ne parleremo presto. Bene, questo è quello che ho preso su New Chic, spero vi sia piaciuto, spero di avervi dato qualche idea soprattutto per il Natale. Mi raccomando, se dovete prendere qualcosa per il Natale, prendetela adesso, perché poi i tempi di spedizione sono abbastanza lunghi, in questi siti passano sempre una ventina di giorni. Non ho mai avuto con loro problemi di dogana, mai, questo ve lo segnalo, perché ho già collaborato con New Chic sul canale Ombretta, e quindi questo è quanto. Proveremo i loro prodotti, per questo video ci accontentiamo dei piccoli cross up. Ditemi quali di questi materiali volete vedere dapprima in gioco sul piano da lavoro di Arte per Te. Lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto, condividetelo sulle vostre pagine Facebook, soprattutto venitemi a trovare su Ombretta e su Due Cuori Una Cappa e i miei altri due canali, e soprattutto su Instagram. E noi ci rincontriamo sempre qui per il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!